Con lo stesso identico risultato della gara d'andata, il Castelnuovo Vomano si aggiudica anche la gara di ritorno del derby, tutto a tinte nero-verdi e che ha caratterizzato la 25esima giornata del campionato di D. Già dai primi secondi non c'è un attimo di respiro e questo anche grazie all'avvio arrembante del Chieti che cerca di chiudere il Castelnuovo nella propria metà campo, dopo aver collezionato un paio di corner e Ventola già al quinto dalla distanza a chiamare Natale alla respinta con i pugni. La prima sortita offensiva dei padroni di casa è dalle parti di Sparvoli, che approfitta di un errore di posizionamento di Dimino e si invola verso la porta avversaria, ma è provvidenziale sul tiro la chiusura di Chiacchia. Sono le prove con il gol del vantaggio che il Castelnuovo, per l'occasione in maglia bianca, trova sei minuti più tardi. Sparvoli, ancora lui, salta a velocità doppia Chiacchia e con un beffardo tiro cross riesce a depositare in fondo alla rete. Seconda rete per il numero 11 dal suo arrivo nel mercato di febbraio a Castelnuovo. Senza Orlando lì davanti sembra di rivedere il Chieti di inizio stagione in difficoltà nel giocare palloni sporchi e far salire la squadra. Il vantaggio dà invece certezza al Castelnuovo che continua a spingere sull'acceleratore al 38esimo, va vicino al raddoppio. Tutto nasce da un'azione d'angolo che porta Emilia alla sforbiciata in aria provvidenziale, qui la chiusura della difesa. Come accaduto per Sparvoli, anche per Emili sono le prove col gol, dove pesa però l'incertezza di Fusco. Il pallone servito dall'estremo difensore verso di Rienzo è da film dell'orrore, Emili capisce tutto e giunto a tu per tu con il portiere lo trafigge con una cannonata. La gioia del gol dura pochi minuti perché toccato duro in mezzo al campo il numero 10 si fa male e resta negli spogliatoi alla fine della prima frazione. Il Chieti, costretto a rimontare, come fatto in avvio di questo derby, ha un avvio sprint e all'ottavo di mezza già lo svantaggio. Dimino, in ombra nel primo tempo, con cross forte e teso, trova il solito Fabrizi in area di rigore che di petto mette alle spalle di Natale. Classico gol dell'ex, 12esimo centro stagionale per lui. Nella fase centrale della gara, tralagirando la di sostituzione dei due mister, sulla sponda teatina si rivede, dopo diverso tempo in campo, anche Antonio Aquilanti che prende il posto di Chiacchia. Il match si riaccende al 35esimo. D'Egidio chiede e ottiene a Leonardo Emili il triangolo, il numero 7 altruista mette in mezzo per Bubalo, ma al momento dell'impatto con la sfera l'attaccante viene anticipato in modo provvidenziale da Siragusa. 5 minuti e proprio D'Egidio potrebbe far scendere i titoli di coda sul derby, ma la scelta dell'attaccante è da dimenticare con la sfera che termina al lato. In proiezione offensiva il Chieti presta il fianco alle ripartenze dei bianchi, il sipario però cala definitivamente al 45esimo quando Ludovici, instancabile sulla fascia di competenza, offre un cioccolatino a Bubalo che riscatta l'avvio negativo in maglia nero-verde. Al triplice fischio tre punti di inestimabile importanza per il Castelnuovo che si avvicina così a grandi falcate alla zona salvezza. Mastica amaro il Chieti che sciupa un'occasione importantissima per ipotecare invece la salvezza diretta e mantenere vivo il sogno playoff. Vittoria di valore? Grandissimo, grandissimo valore perché ci fa muovere di brutto la classifica, parlando concretamente, soprattutto di valore perché ho visto una squadra che ha voluto questa vittoria, che ha saputo soffrire, ha fatto anche delle bellissime cose e questo è lo spirito che deve tenere la mia squadra fino alla fine. Loro lo sanno, lo stanno facendo proprio con grande determinazione e grande convinzione, quindi la strada è questa, l'abbiamo intrapresa e non bisogna annullare. Tra le difficoltà, tra cui una coperta un pochino corta, perché abbiamo visto che in una fase del secondo tempo la squadra non ce la faceva a ripartire. No, è normale che stai vincendo 2-0, il Chieti ti pressa un po' di più, noi che siamo corti lo sappiamo, capito? Però non è tanto una questione fisica, più che altro è stata una partita molto impegnativa dal punto di vista atletico e di conseguenza abbiamo dovuto chiudere tanti spazi che il Chieti cercava di creare, però nello stesso tempo lo sapevamo che ogni volta che ripartivamo, una volta chiusi questi spazi, potevamo fargli male ed è quello che è successo. Direttore Pacerella, nel dopogara l'umore non è dei migliori, vi aspettavate tutt'altro derby perché in palio c'erano punti pesantissimi in chiave salvezza. Sì, da adesso i punti sono tutti importanti, è chiaro che anche oggi ci aspettavamo sicuramente una prestazione diversa dalla nostra squadra, soprattutto nel primo tempo dove chiaramente abbiamo fatto degli errori grossolani, abbiamo sofferto molto la loro aggressività. Anche la loro scaltrezza, diciamo. Abbiamo fatto degli errori che abbiamo pagato, anche se poi nel secondo tempo la squadra ha ripreso a giocare, però era troppo tardi ormai.
era troppo tardi e noi non ci possiamo permettere di fare queste prestazioni. Dobbiamo sicuramente metterci più furbizia, più scaltrezza e soprattutto più personalità. Io ho visto un presidente arrabbiatissimo. Beh, è chiaro che la società non è soddisfatta assolutamente, perché la prestazione è stata sottotono e questo è chiaramente fa male un po' a tutti, soprattutto in questo periodo dove i punti sono fondamentali, sono importanti e non possiamo fare questo tipo di prestazione, per cui ci dobbiamo rimettere subito sotto perché già da mercoledì si rigioca, chiaramente dobbiamo avere un altro atteggiamento sicuramente in mezzo al campo.